Mercoledì 9 settembre, un bel AMRAP 20 minuti con Double Under, Pistol e Dumbbell Push Press. Warm up, abbiamo 3 set di che cosa? 30 secondi di single under, dopodiché abbiamo 10 reverse lunges knee up e 6 pike push up. Il workout di oggi è un AMRAP 20 minuti, cioè abbiamo 20 minuti di tempo per fare il maggior numero di round di che cosa? 40 double under, 20 pistol squat alternati e 10 double dumbbell push press. Per concludere abbiamo 3 set di 12 plank dumbbell row da suddividere 6 e 6, un minuto di riposo, mi ha detto, per 3 volte. Dopodiché, mi raccomando, mentre recuperate, dopo il cash out, cercateci sui nostri canali social che sono Facebook, Instagram e YouTube e seguiteci, cliccateci, mettete mi piace. Iniziamo con 30 secondi di single under, quindi salto singolo, corda che passa una volta, impulso del polso quando siamo nella parte più alta del salto. Dopodiché abbiamo 10 reverse lunges knee up, quindi affondo indietro, il ginocchio della gamba dietro tocca al pavimento, quando risalgo senza passare per il pavimento porto il ginocchio al petto. Alterniamo le due gambe, quindi ne faremo 5 da una parte, 5 dall'altra, dopodiché abbiamo 6 pike push up. Quindi mettiamo i piedi a una distanza tale che ci permettano di mantenere le gambe tese tutto il tempo, appoggiamo le mani a terra davanti a noi, braccia tese, andiamo a terra con la testa, cioè guardando sempre indietro e poi spingendo portiamo la testa in mezzo alle braccia. Dopodiché iniziano i movimenti dell'AMRAP 20, iniziamo con 40 double under, quindi salti doppi con la corda. Vuol dire che singolo salto e corda che passa 2 volte sotto ai piedi, quindi dovremo dare un doppio impulso con il polso questa volta. Dopodiché abbiamo dei pistol squat alternati. La versione completa è con la gamba distesa in avanti. Andiamo a eseguire l'accosciata completa, quindi rompiamo il parallelo, ritorniamo dritti in piedi, oppure possiamo scalare il movimento andando ad appoggiare la punta del piede dietro al piede sul quale stiamo facendo lo squat, oppure andiamo ad arpionare la caviglia. Ovviamente andiamo ad alternare sempre i due piedi. Dopodiché abbiamo dei double dumbbell push press. Prendiamo i nostri due dumbbell, li portiamo in front rack, gomiti alti, rivolti in avanti, andiamo in dip, busto dritto, gambe leggermente piegate col ginocchio che va in avanti, deep and drive esplosivo, spingo con le gambe, strizzo i glutei e spedisco i dumbbell sopra la testa. Questi 3 movimenti per 20 minuti, dopodiché abbiamo il cash out, sono 3 set di 12 plank dumbbell row, 6 con un braccio e 6 con l'altro, quindi andiamo a metterci in plank, spalla in linea con il polso, addome attivo, mantenendo l'attivazione del core senza andare in rotazione con i fianchi, tiriamo con il braccio, gomito che passa vicino al corpo, il dumbbell che sale verticale.